Buongiorno a tutti, cari amici di Radio Blu e Tu, ben ritrovati qui con noi. Oggi in collegamento abbiamo il professore Marco Giampieretti, ricercatore confermato di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Padova, nel Dipartimento di Diritto Pubblico Internazionale e Comunitario, ma anche coordinatore della Scuola di Cultura Costituzionale, sempre degli Studi di Padova. Da anni collabora con l'associazione Viva la Costituzione, soprattutto nell'ambito del progetto Per una consapevole cultura costituzionale e nel progetto La Costituzione in città. Ha tenuto molte conferenze in questo ambito, tra cui cito in particolar modo quella riguardante l'articolo 54 della nostra Costituzione, che il professore ha voluto intitolare in maniera molto significativa Con disciplina e onore. Autore di numerose pubblicazioni per quanto riguarda le tematiche di cultura, beni culturali, democrazia, ma non solo, anche libertà di espressione e informazione. Oggi, nell'ambito del progetto Radici del Contemporaneo 2020-2021, per la rassegna La Costituzione in dialogo, parlerà sul tema il Presidente della Repubblica. Purtroppo con noi non potrà esserci, come al solito, il presidente dell'associazione Viva la Costituzione, il professor Enzo Bellettato, che è partner appunto del progetto in quanto presidente, perché è leggermente indisposto, ma che comunque saluta e ringrazia il professore per la sua disponibilità e collaborazione che per noi è molto prestigiosa. Cedo quindi la parola al professore e un buon ascolto a tutti voi. Buongiorno a tutti, vi ringrazio molto per l'invito, è sempre un piacere intervenire alle vostre iniziative ed è sempre un piacere poter dialogare, anche se come purtroppo in questo periodo accade a distanza con i cittadini, con le persone, sui temi che riguardano la Costituzione costituzionale. Io adesso proietterò delle slide che ci accompagneranno nella sezione, vediamo se mi confermate magari da studio che si vede? Sì. Proietto a schermo intero. Benissimo. Allora, dunque oggi ci occupiamo del Presidente della Repubblica, che è una figura del nostro ordinamento, una figura centrale da molti punti di vista, tale perché è costituisce, considerata la più alta carica dello Stato, è il capo dello Stato e rappresenta l'unità della nazione, e centrale anche perché il rilievo e del prestigio che la carica formalmente riveste si trova al centro, come vedremo, di un sistema di relazioni istituzionali spesso da arbitro, in alcuni casi da mediatore, svolgendo quindi un ruolo centrale nella dinamica istituzionale tracciata dalla nostra Costituzione. La nostra Costituzione, nella parte seconda intitolata Ordinamento della Repubblica, organizza i poteri dello Stato nella logica tipica del sistema parlamentare. Noi siamo una repubblica parlamentare, non invece una repubblica presidenziale, quale quindi il Parlamento ha un ruolo centrale, diciamo è il motore di tutto il sistema. Siamo anche dall'articolazione formale della Carta, primo della seconda parte, si apre non già con il Presidente della Repubblica, ma con il Parlamento.
organo centrale del sistema perché è l'organo direttamente rappresentativo dei cittadini, direttamente rappresentativo del popolo. Noi eleggiamo il Parlamento, non eleggiamo invece il governo, non eleggiamo invece il Presidente della Repubblica, come avviene in altri sistemi, tipicamente nei sistemi presidenziali, tutti quello degli Stati Uniti d'America. In un sistema parlamentare come il nostro, il ruolo, lo vedremo subito, del capo dello Stato, dicevo prima, fondamentale, ma non è un ruolo strettamente politico, come invece accade nei sistemi presidenziali. Non è un ruolo politico, ma è un ruolo di garanzia costituzionale. Il Presidente della Repubblica non esercita un'attività di indirizzo politico, non partecipa attivamente alla determinazione dell'indirizzo politico nazionale, cosa che spetta invece al binomio Parlamento-Governo, ma svolge tutta una serie di funzioni anche molto varie e molto articolate. Oggi le vedremo con una panoramica generale, naturalmente non potremo entrare nello specifico di ciascuna funzione, ma metteremo in evidenza le più importanti e vedremo soprattutto come il capo dello Stato si relaziona con la maggior parte delle istituzioni, direi con tutte le più importanti istituzioni nazionali. Il Presidente della Repubblica viene subito dopo il Parlamento, nella parte seconda della Costituzione, seguito poi dal titolo terzo sul governo, titolo quarto sulla magistratura, il quinto che riguarda il sistema delle autonomie, il sesto che riguarda le garanzie costituzionali, in particolare per quello che ci interessa oggi nei primi articoli, dal 134 al 137, la Corte Costituzionale, altro organo di garanzia insieme al Presidente della Repubblica. Organi dello Stato, diciamo che il Parlamento e il Governo sono i due organi politici fondamentali a livello centrale, il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale, insieme poi alla magistratura, che ha una funzione più specifica, sono invece organi di garanzia. La Repubblica è disciplinato dagli articoli 83 in poi, dall'articolo 83 all'articolo 91, e vedremo in particolare tratteremo due aspetti fondamentali o tre del ruolo del Presidente della Repubblica. Il primo è la modalità di elezione del Capo dello Stato. Quali sono le sue funzioni e, collegate alle sue funzioni, anche quali sono i doveri e le responsabilità o le irresponsabilità del Capo dello Stato. Eletto il Capo dello Stato, l'articolo che apre la parte della Costituzione, il titolo secondo, Presidente della Repubblica, dice che il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Il Presidente della Repubblica, lo dicevamo prima, nel nostro sistema è eletto dal Parlamento, non dai cittadini. Il fatto che si tratti di una elezione indiretta e non diretta da parte del corpo elettorale, da parte del popolo, del capo dello Stato, fin dall'inizio una connotazione non strettamente politica alla sua figura. A prescindere dalla persona, dalla sua esperienza, dalla sua storia, anche politica personale che può avere, nel momento in cui il Presidente della Repubblica viene eletto, non viene eletto per esercitare un'attività politica, non viene eletto per realizzare un programma politico, come accade invece tipicamente per i parlamentari o per chi svolge a livello statale o a livello regionale o anche a livello comunale una funzione politica. Presidente della Repubblica in Italia, a differenza di quanto avviene ad esempio negli Stati Uniti, non si candida, non fa una campagna elettorale presentando un programma, discutendo, dibattendo con i suoi avversari politici, perché questo lo connoterebbe in modo politico e quindi nel momento in cui fosse eletto chiaramente lo caratterizzerebbe in una direzione piuttosto che in un'altra, facendo venir meno il ruolo di garanzia. Questa è la ragione per cui da noi il Presidente è eletto dal Parlamento.
eletto e non dai cittadini. Nel momento in cui fosse eletto dai cittadini, automaticamente, necessariamente, diventerebbe una figura politica, perché per essere eletto dal corpo elettorale dovrebbe appunto necessariamente candidarsi e svolgere una campagna elettorale, quindi caratterizzarsi politicamente. Questo va tenuto presente perché spesso anche nel dibattito politico, mediatico, si parla di un eventuale cambiamento del sistema col passaggio a un'elezione diretta del capo dello Stato, all'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Ma ecco, dobbiamo tenere presente che un'eventuale elezione diretta del capo dello Stato cambierebbe radicalmente il nostro sistema, facendone necessariamente un sistema presidenziale. Appunto, il presidente è eletto dal Parlamento ed è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, quindi è uno dei pochi casi in cui il Parlamento, che da noi è un Parlamento bicamerale, deputati dal Senato della Repubblica, funziona in modo congiunto, cioè non con due camere separate, ma con una camera unica, diciamo, con una riunione di entrambe le componenti. Siccome il capo dello Stato, dice l'articolo 87, che poi vedremo, rappresenta l'unità nazionale e quindi non rappresenta soltanto il Parlamento, l'articolo 83 prevede che all'elezione del capo dello Stato che tre delegati per ogni regione. Tre delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale, assicurata la rappresentanza delle minoranze. Quindi sono tre delegati per ogni regione che normalmente appartengono due alla maggioranza del Consiglio regionale e uno alla minoranza, all'opposizione. Tutto questo con esclusione della Valle d'Aosta, che per ragioni di dimensione, di numero, diciamo, dimensione anche della popolazione, ha un solo delegato, che quindi normalmente è il delegato della maggioranza del Consiglio regionale. Rende molto ampia e molto variegata la composizione del, diciamo, del collegio elettorale del capo dello Stato, da tutti i parlamentari, attualmente dai 630 deputati, dai 315 senatori elettivi più i senatori a vita e dai tre delegati per ogni regione più il delegato della Valle d'Aosta, quindi da 58 delegati complessivi delle regioni che vanno ad integrare il numero dei deputati e dei senatori. Diciamo che con una certa variabilità, una ridotta variabilità legata al numero dei senatori a vita, il numero degli elettori del capo dello Stato, almeno ad oggi, è di poco sopra i 1000 componenti, 1000 rappresentanti. Un'elezione quindi con un collegio molto ampio, con un collegio molto variegato ed espressivo della comunità nazionale, non solo del Parlamento, ma anche delle regioni. Il terzo comma dell'articolo 83, il Presidente della Repubblica viene eletto per scrutinio segreto e non invece palese, per mantenere, per accentuare la distanza del capo dello Stato dalle componenti politiche, dalle parti politiche che possono sostenerlo, proprio per rendere la sua elezione la più neutra possibile, in quanto non riconducibile formalmente, non riconducibile formalmente a dei partiti, non riconducibile formalmente a un indirizzo politico. Lo scrutinio segreto è un filtro che non fa conoscere nemmeno agli stessi votanti, tantomeno al corpo diciamo elettorale complessivo e tantomeno ai cittadini, non fa conoscere l'identità personale e politica degli elettori del capo dello Stato. Quindi il capo dello Stato viene eletto per scrutinio segreto e ulteriore elemento di garanzia rispetto alla sua neutralità politica è la maggioranza che viene richiesta per la sua elezione, cioè una maggioranza di 2/3 dell'Assemblea. 2/3 dei componenti del Parlamento in seduta comune con l'integrazione dei delegati. Quindi una maggioranza molto ampia e una maggioranza non variabile rispetto agli effettivi elettori. Cioè poniamo che fossero 1000 o
o poco più, la maggioranza dei due terzi va calcolata su quei 1000, a prescindere dal fatto che quel giorno si presentino a votare in 900. La maggioranza sarà sempre calcolata sul numero dei componenti dell'Assemblea. Questo per garantire un ampio consenso intorno alla figura del capo dello Stato e ancor più per svincolarlo quindi da un'eventuale maggioranza politica. Naturalmente, poiché non è sempre facile, storicamente non è stato facile nelle elezioni dei nostri Presidenti della Repubblica raggiungere una maggioranza dei due terzi dell'Assemblea, onde evitare una paralisi, uno stallo, la Costituzione prevede una via di uscita, e cioè che dopo il terzo scrutinio, ovvero sia a partire dal quarto scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta, cioè la maggioranza del 50% più uno dei componenti dell'Assemblea. Comunque una maggioranza rilevante, tenendo conto appunto che si tratta di un numero molto elevato di componenti e anche integrati dalla componente regionale. I requisiti per essere eletto capo dello Stato sono requisiti molto semplici. Possiamo dire che in realtà chiunque potrebbe essere eletto capo dello Stato, non serve avere ruolo politico, perché l'articolo 84 dice che può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino di 40 anni di età e goda dei diritti civili e politici. Ogni cittadino perché deve essere cittadino italiano, questo perché rappresenta l'unità nazionale e quindi non può essere uno straniero. Compiuto 50 anni di età è l'età più alta come requisito per accedere ad una carica dello Stato ed è richiesta perché serve aver maturato una certa esperienza, potremmo dire avere una certa saggezza derivante anche dall'età, considerando la natura del ruolo e delle funzioni che il capo dello Stato deve svolgere. Diritti civili e politici, cioè non deve essere persona condannata, non deve essere persona soggetta a restrizioni di diritti civili e politici, in particolare per effetto di sentenze, e quindi deve essere una persona, diciamo, che non ha precedenti penali fondamentalmente. L'ufficio del Presidente della Repubblica è poi incompatibile con qualsiasi altra carica, è incompatibile perché va esercitata a tempo pieno, quindi in modo che il Presidente si possa dedicare pienamente alle funzioni e soprattutto perché non si generino conflitti di interesse nell'esercizio della funzione del Capo dello Stato con l'eventuale copertura di altre cariche interferire con gli obiettivi e con le finalità della funzione di capo dello Stato. La durata della carica è una durata particolarmente lunga, come è tipico delle istituzioni di garanzia. Nel nostro ordinamento il Parlamento ha una durata ordinaria, salvi scioglimenti anticipati, di 5 anni. Cioè le Camere oggi hanno una durata entrambe fino al 1963, il Senato aveva una durata più lunga di 6 anni, poi è stata omogeneizzata, unificata a quella di 5 anni della Camera dei Deputati. Il governo ha una durata, potremmo dire, massima di 5 anni, nel senso che poi, nel momento delle Camere, il governo deve, si ritiene insomma, che debba dimettersi per ottenere comunque la fiducia delle nuove Camere. Può naturalmente durare molto meno, in Italia spesso i governi sono durati meno qualora ci siano state crisi di governo, ci siano crisi di governo, quindi diciamo che la durata degli organi politici è di massimo 5 anni. Organi di garanzia è una durata più lunga, svincolata volontariamente dalla durata degli organi politici proprio per consentire una maggiore indipendenza, una maggiore autonomia rispetto anche all'indirizzo politico che viene espresso dal circuito governo-parlamento, o meglio parlamento-governo. Il Presidente della Repubblica, dice l'articolo 85 primo comma, per 7 anni. Il settennato è la durata tipica del mandato di Presidente della Repubblica. Può naturalmente interrompersi prima qualora il capo dello Stato, come per qualunque altra funzione, decida di dimettersi, e ci si può naturalmente dimettere da qualunque carica, compresa quella di Presidente della Repubblica, o qualora ci siano altri
ragioni di interruzione anticipata, morte del Presidente della Repubblica, impedimento permanente. Quindi la durata ordinaria è di 7 anni, salvi eccezionali che ne comportino una riduzione o per cause naturali o per scelta del Presidente. L'articolo 85 dice che il Presidente della Camera dei Deputati convoca il Parlamento in seduta comune per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica 30 giorni prima che scada il termine. 30 giorni prima serve per evitare che ci sia una lacuna, che ci sia una vacatio nella carica del Presidente della Repubblica. Si vuole che il nuovo Presidente venga eletto prima della scadenza del Presidente uscente, in modo che possa assumere la carica subito dopo la scadenza del Presidente che lo ha preceduto. Questo per mantenere una continuità nella funzione. Razio risponde anche il terzo comma dell'articolo 85, che dice che se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, e quindi in questi casi è più opportuno, diciamo, dal punto di vista costituzionale, la scelta è stata quella di far eleggere il Presidente dalle Camere nuove, perché chiaramente sono più rappresentative del corpo elettorale rispetto a quelle uscenti. In questo caso l'elezione del Presidente avrà luogo entro 15 giorni dalla riunione delle Camere Nuove, quindi in un tempo molto rapido, e nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica, questo appunto per assicurare la continuità necessaria della funzione. Sono schematizzate le modalità di voto del Presidente, appunto il voto segreto, le maggioranze ad oggi richieste, quindi maggioranza dei due terzi o maggioranza assoluta, sul numero dei cosiddetti grandi elettori, quindi del Parlamento in seduta comune, integrato dai senatori a vita e dai rappresentanti delle regioni. E poi abbiamo anche una panoramica dei presidenti della Repubblica che ad oggi, diciamo, presidente della Repubblica, qui sono 11. E poi nel 2015, a febbraio 2015, è stato eletto il presidente Mattarella, con la durata del rispettivo mandato e anche con l'indicazione particolarmente interessante, adesso poi ci torneremo, relativa al caso del presidente Napolitano, che è stato l'unico presidente ad essere rieletto per la seconda volta nel 2013. Il Presidente della Repubblica non è mai stato rieletto, e nel momento in cui si è posto politicamente per una situazione di crisi istituzionale, di crisi politica del Paese nel 2013, il problema di una rielezione del Presidente in carica per assicurare una istituzionale, per aiutare a risolvere appunto una grave crisi politica in cui versava il paese, e ci si è trovati di fronte al problema che la Costituzione non prevede la possibilità di una rielezione del capo dello Stato, ma nemmeno la esclude. Su questa slide poi torneremo dopo. Il capo dello Stato non è previsto che possa essere rieletto, ma non è nemmeno previsto, non è nemmeno vietato, e quindi il problema aperto era legato all'interpretazione delle disposizioni che riguardano il Presidente della Repubblica. Si ritiene che non sia di per sé illegittima una rielezione, se non almeno in casi eccezionali. Tuttavia sia da ritenere tendenzialmente inopportuna limitarsi, come è accaduto nel 2013, ai casi eccezionali, perché non pienamente conforme alla ratio della presidenza. Cioè alla ratio, potremmo dire, della stessa Repubblica in contrapposizione alla monarchia. Quello che caratterizza la Repubblica dal punto di vista formale, che la differenzia rispetto alla monarchia, sono due caratteristiche legate al capo dello Stato: l'elettività, a differenza della monarchia, dove invece si diventa capo dello Stato per ereditarietà della carica, e la temporaneità,
contrapposta invece alla durata a vita della carica di monarca, fino a che non decida di abdicare. Ma ecco, l'elemento della temporaneità è l'altro elemento caratterizzante della carica di capo dello Stato in una repubblica. E quindi una durata particolarmente lunga di un mandato presidenziale, una sua moltiplicazione nel tempo, pensiamo a un eventuale terzo mandato di una persona particolarmente giovane o quarto, quindi una moltiplicazione dei mandati, si porrebbe, diciamo, in contrasto con la ratio della temporaneità della carica di presidente, perché rischierebbe appunto di prolungarla in un modo, diciamo, in modo innaturale rispetto a pubblica, arrivando, tenendo conto anche che in Italia, a differenza per esempio che negli Stati Uniti d'America, la durata del mandato presidenziale è di 7 anni, quando invece negli Stati Uniti è di 4 anni, peraltro è stata poi introdotta successivamente, in origine non c'era, è stata introdotta durante la presidenza Truman, ma peraltro con il limite oggi del secondo mandato e quindi divieto di terzo. Negli Stati Uniti non si può fare il presidente per più di 2 mandati, quindi per un massimo di 8 anni, proprio per la ratio che vi dicevo, tipica del sistema repubblicano. Noi si ritiene possibile, ma inopportuno e tendenzialmente da limitare appunto a casi assolutamente eccezionali, come è avvenuto nel caso del presidente Napolitano, che peraltro, sia per ragioni di età, sia per ragioni anche legate proprio a questa interpretazione molto prudenziale della Costituzione da questo punto di vista, ha indotto il presidente a dichiarare fin dall'inizio, fin dalla sua ipotesi di rielezione, una disponibilità molto limitata, che ha portato poi alle dimissioni dopo poco tempo, nel momento in cui si sono create le condizioni per una nuova elezione del capo dello Stato. Ecco, una precisazione veloce che volevo fare rispetto alla composizione del corpo elettorale del capo dello Stato, quindi dei grandi elettori, è che questa è stata incisa recentemente dalla legge costituzionale del 2020, che ha per la prossima elezione del Parlamento ha ridotto a 400 il numero dei deputati e a 200 il numero dei senatori elettivi. Questo inciderà naturalmente anche sulla composizione del Parlamento in seduta comune e quindi ridurrà proporzionalmente i numeri anche legati al quorum di elezione del capo dello Stato. Per quanto riguarda la seconda parte, la seconda tematica che affrontiamo nell'incontro di oggi, cioè le funzioni, i poteri del capo dello Stato, sono poteri estremamente rilevanti ed estremamente diversificati. Un loro elenco, lungo ma non esaustivo, è contenuto all'articolo 87 della Costituzione, laddove si trova proprio in forma di elenco una lunga lista di funzioni del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica apre l'articolo 87 al primo comma dicendo che è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale, quindi ha questo ruolo, diciamo, di vertice, la più alta carica della Repubblica, e rappresenta l'unità nazionale sia all'estero sia all'interno. Quindi è in qualche modo il rappresentante dell'unità dal punto di vista politico-istituzionale, dal punto di vista territoriale. La stessa modalità di elezione, abbiamo detto, è indicativa di questa sua funzione, di questo suo ruolo. E poi l'elenco dell'articolo 87 possiamo riassumerlo intorno a una serie di interazioni che il capo dello Stato ha con gli altri organi costituzionali, in particolare con il Parlamento, con il governo e con gli organi di garanzia. Prima di addentrarci nelle funzioni del capo dello Stato e nelle sue relazioni con gli altri organi della Repubblica, vediamo rapidamente l'86 rispetto alla situazione verificatasi in qualche caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, quindi di situazione in cui non possa adempiere alle proprie funzioni anche in caso di
impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente della Repubblica sono esercitate dal Presidente del Senato. Il Presidente del Senato si pone quindi nel nostro ordinamento come Presidente vicario della Repubblica, naturalmente a tempo, fino alla nuova elezione del Presidente, che in questo caso avverrà previa indizione dell'elezione entro 15 giorni da quando si verifica il caso di dimissioni, di impedimento permanente o di morte, indizione da parte del Presidente della Camera dei Deputati. Quindi vediamo che in questo caso c'è un ruolo di entrambe le cariche, le massime cariche delle due Camere, il Presidente del Senato che temporaneamente sostituisce il Presidente della Repubblica e il Presidente della Camera che invece provvede a indire l'elezione del nuovo Capo dello Stato. Noi abbiamo avuto dei casi, il caso di impedimento con il Presidente Antonio Segni, lì si è posto anche un problema di interpretazione perché la Costituzione non dice chi debba attestare in qualche modo l'impedimento del Presidente, nel caso della morte o delle dimissioni il problema non si pone, ma nel caso dell'impedimento permanente si tratta di accertare che il Presidente sia effettivamente impedito e lì non c'era una prassi e non c'erano delle norme che lo prevedessero e quindi si è instaurata una prassi secondo la quale è l'unico caso in cui questo è verificato, si è verificato, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera insieme al Presidente del Consiglio hanno attestato e certificato la situazione. Altri casi abbiamo avuto invece di dimissioni del Presidente della Repubblica, il caso del Presidente Leone, il caso del Presidente Cossiga e lo ricordavamo prima, il caso del Presidente Napolitano nel suo secondo mandato, previo appunto anticipazione che questo sarebbe accaduto già prima della sua seconda elezione. Guarda le funzioni, per comodità e per chiarezza, le possiamo riassumere intorno alle istituzioni, alle altre istituzioni con cui il Presidente interagisce, su cui la sua azione incide. Il Presidente della Repubblica, dice l'articolo 88, può sciogliere le Camere o anche una sola di esse, sentiti i loro presidenti. Ha quindi il potere di scioglimento delle Camere, di cui parleremo fra poco anche in relazione alla funzione che il Presidente della Repubblica svolge rispetto al governo, e poi nella vita ordinaria del Parlamento il Presidente della Repubblica promulga le leggi, quindi svolge una funzione fondamentale rispetto all'esercizio del potere legislativo. Il Parlamento approva le leggi e il Presidente della Repubblica le promulga entro un mese dall'approvazione. La promulgazione consiste nella apposizione da parte del Capo dello Stato di una formula che ne è obbligatoria all'osservanza in tutto il territorio nazionale e nella firma, nella sottoscrizione da parte del Capo dello Stato, che vale formalmente a rendere la legge non più un atto del Parlamento, ma proprio in virtù del ruolo del Capo dello Stato come rappresentante dell'unità nazionale, a fare della legge un atto della Repubblica e quindi un atto dell'intera Repubblica Italiana, un atto ufficiale della Repubblica e un atto formale della stessa. La promulgazione del Capo dello Stato è il momento in cui le leggi si perfezionano, cioè vengono ad esistenza, non sono più dei progetti, dei disegni di legge, ma diventano delle leggi a tutti gli effetti. La promulgazione può avere un tempo anche più, il tempo di promulgazione può essere anche ridotto se le Camere dichiarano l'urgenza della legge a maggioranza assoluta dei propri componenti, in questo caso il tempo, il termine viene stabilito dalle stesse Camere. Dopodiché, dopo la promulgazione, le leggi vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale e ordinariamente entrano in vigore dopo il 15° giorno dalla loro pubblicazione. Nel momento in cui il Presidente esercita questa sua funzione formale di promulgazione delle leggi, può tuttavia esercitare, ha il potere e il dovere di esercitare anche una funzione sostanziale, che è quella
disciplinata dall'articolo 74 della Costituzione, che è quella di controllare, diciamo, e qui è uno dei principali ruoli che il capo dello Stato ha nella sua relazione con il Parlamento, con il potere legislativo, dal punto di vista della garanzia costituzionale. Che il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Questo è il cosiddetto potere di rinvio del Capo dello Stato, perché si inserisce all'interno di un più ampio potere dovere del Capo dello Stato, che è il potere di controllare, di esercitare un controllo di legittimità, un primo controllo di legittimità sul contenuto normativo delle leggi. Il Presidente della Repubblica non svolge lo stesso ruolo che svolge poi a valle la Corte Costituzionale, con potere di dichiarare l'illegittimità delle leggi che bastino con la Costituzione. Il Presidente svolge un controllo preventivo, un controllo più sommario di quello che svolge la Corte, ma tuttavia un primo controllo di costituzionalità. Il Presidente, se rileva dei vizi evidenti della legge, quindi dei contrasti palesi della legge con la Costituzione, può chiedere alle Camere di deliberare nuovamente, quindi rinvia la legge, naturalmente con messaggio motivato, nel quale il Presidente deve illustrare quali sono gli elementi che ritiene problematici dal punto di vista non politico. Questo è molto importante da ribadire qui. Il Presidente, a differenza di quanto avviene per esempio negli Stati Uniti d'America, il Presidente non esercita un ruolo politico, il suo controllo sul contenuto delle leggi non è un controllo politico. Il Presidente non può rinviare una legge perché non è d'accordo con quanto la legge prevede, come avviene invece negli Stati Uniti, dove però il Presidente ha un ruolo politico. Il Presidente può e deve rinviare solo qualora riscontri dei vizi evidenti di incostituzionalità della legge, e quindi in primis dei vizi formali, cioè per esempio se non è stato rispettato il procedimento previsto dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari per l'approvazione della legge, o se rilevi dei vizi sostanziali, appunto particolarmente evidenti, di contrasto, insomma, per esempio una violazione palese del principio di eguaglianza, una discriminazione o altre gravi violazioni della Carta, può appunto rinviare alle Camere chiedendo una nuova deliberazione. Qui possono succedere due cose. Le Camere possono accogliere i rilievi del Capo dello Stato e quindi approvare la legge modificandola nelle parti che il Capo dello Stato, o sanando i vizi di procedimento, i vizi formali, qualora appunto ci siano state dei vizi di procedura, oppure intervenendo sugli elementi di sostanza, di contenuto, secondo le indicazioni del Capo dello Stato. Se le Camere si adeguano, accolgono i rilievi del Capo dello Stato, poi, come dire, nulla questio, quindi la legge nuovamente approvata, se non presenta altri vizi, sarà pacificamente promulgata dal Capo dello Stato. L'alternativa però potrebbe essere che le Camere, ed è la previsione del secondo comma dell'articolo 74, decidano di approvare nuovamente la legge, ma anche di approvarla eventualmente nello stesso testo, senza intervenire sulle parti eventualmente ritenute critiche segnalate dal messaggio motivato del Capo dello Stato. Ecco, in questo caso, comunque vada, se le Camere decidono di approvare nuovamente la legge, secondo il comma dell'articolo 74 deve essere promulgata. Se è promulgata, significa che il Capo dello Stato non ha il potere di opporsi in via definitiva alla promulgazione delle leggi, cioè non ha, a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti, un potere di veto. Perché questo? Perché un Presidente della Repubblica deve promulgare una legge anche qualora questa legge presenti dei vizi di incostituzionalità che lui stesso ha già rilevato? Perché il Capo dello Stato deve essere costretto a promulgare una legge eventualmente da lui ritenuta incostituzionale? Pare che il potere di veto, che se fosse attribuito al Presidente della Repubblica, per evitare che questo potere trasformi in qualche modo il ruolo del Capo dello Stato in questa situazione in un ruolo politico, in cui il Capo dello Stato avesse la possibilità di rifiutare la promulgazione,
questo necessariamente, inevitabilmente, si presterebbe ad innescare delle trattative tra il capo dello Stato e il Parlamento rispetto ai contenuti della legge, rischiando di trasformare il ruolo del capo dello Stato in un ruolo politico di qualcuno che può, se vuole, intervenire costringendo il Parlamento a modificare contenuti normativi, minaccia che altrimenti non sarà promulgata. Si ritiene in dottrina, abbastanza pacificamente, che l'unico caso, e qui facciamo un lungo salto in avanti, poi torniamo, si ritiene che l'unico caso in cui il capo dello Stato possa rifiutare radicalmente la promulgazione sia quella della, dall'articolo 90, adesso arriviamo subito, andiamo subito all'ultima slide, poi ritorniamo indietro. L'articolo 90, che prevede che il Presidente della Repubblica non sia responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Queste due ipotesi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione sono le uniche due fattispecie, gli unici due casi in cui il Presidente risponde del proprio operato di Presidente della Repubblica, e in questi casi, come vedete, è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri. Quindi c'è una messa in stato d'accusa, quello che negli Stati Uniti è l'impeachment, da parte del Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e poi, come vedete, l'articolo 135, il capo dello Stato in questi casi, non è mai avvenuto finora fortunatamente in Italia, in questi casi il Presidente della Repubblica è giudicato dalla Corte Costituzionale in composizione integrata di membri tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini compilato ogni 9 anni dal Parlamento con apposite modalità di elezione. Ecco, quindi in questo caso, solo in questo caso, quando le violazioni della Costituzione contenute in una legge fossero talmente gravi da configurare un'ipotesi di alto tradimento o di attentato alla Costituzione, cioè non fossero semplicemente dei vizi di incostituzionalità, ma avessero addirittura una natura eversiva, cioè si ponessero in termini di anticostituzionalità, si ritiene che in questo caso il capo dello Stato debba rifiutare radicalmente la promulgazione, perché un'eventuale promulgazione di una legge con queste caratteristiche, immaginiamo una legge che attenti all'unità nazionale o che decida di abolire la Corte Costituzionale o di far venir meno altre istituzioni di garanzia, leggi che avessero questa connotazione di attentato alla Costituzione esporrebbero personalmente il capo dello Stato, nel caso di promulgazione, quindi di firma da parte sua dell'atto, alla possibilità di essere messo in stato di accusa. E quindi il capo dello Stato potrebbe opporre in questo caso al Parlamento il suo diniego basato proprio sulla sua personale e diretta responsabilità. Vediamo ancora altre funzioni che il Presidente della Repubblica ha rispetto al Parlamento. Stare lo scioglimento delle Camere, lo vedremo poi subito adesso parlando del governo. Il Presidente della Repubblica, andiamo via veloci perché queste sono funzioni, diciamo, più semplici in qualche modo, dopo la cessazione della carica è senatore di diritto e senatore a vita, salva la possibilità naturalmente di rinunciare. E sempre con riferimento al tema dei senatori a vita, il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, diciamo sociale o in senso lato culturale. Con una modifica recente, sempre operata dalla legge costituzionale numero 1 del 2020, si è chiarito, perché in passato non era così sicuro, che il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non possa in alcun caso essere superiore a 5, quindi il capo dello Stato può nominare non il singolo capo dello Stato, ma complessivamente il numero dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica in ciascuna
cioè complessivamente non può essere superiore a 5. Il capo dello Stato, come vedete articolo 87, può inviare messaggi alle Camere nel caso del rinvio delle leggi, ma anche in ogni altro caso in cui lo ritenga utile ed opportuno, indice le elezioni delle nuove Camere, l'Unione appunto promulga le leggi e poi quando debba ratificare trattati internazionali con l'autorizzazione delle Camere, appunto lo fa previa autorizzazione e dichiara lo stato di guerra, anche qui deliberato dalle Camere, quindi interagisce con il Parlamento in molte circostanze, anche nelle circostanze più estreme come lo stato di guerra, che viene dichiarato formalmente dal Presidente, ma previa deliberazione delle Camere, o di ratifica dei trattati internazionali, quindi anche per quanto riguarda poi l'assunzione di obblighi internazionali da parte dell'Italia, previa appunto quando occorra, in base alla previsione dell'articolo 80, l'autorizzazione delle Camere. Promulga le leggi, lo abbiamo già visto, e autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo, quindi anche qui svolge un'attività, direi formale, di autorizzazione dei disegni di legge governativi in Parlamento. Ma nel rapporto con le Camere, al di là dell'interazione nel momento di esercizio della funzione legislativa, il capo dello Stato interagisce in modo molto significativo anche rispetto alla durata, diciamo, al funzionamento delle elezioni delle Camere e dell'eventuale scioglimento. Dice l'articolo 87,2 che il Presidente della Repubblica indice le elezioni delle nuove Camere, ne fissa la prima riunione. Peraltro l'articolo 62,2 dice che la Repubblica potrebbe anche convocare in via straordinaria, così come il Presidente di ciascuna Camera, e abbiamo visto poco fa, il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere, o anche una sola di esse. Quindi il Presidente della Repubblica ha una funzione rispetto alla durata del Parlamento, perché indice le elezioni delle nuove Camere e scioglie le Camere al momento della loro naturale scadenza, quindi dopo i 5 anni previsti dalla Costituzione, oppure, e qui il discorso va a legarsi con il tema del governo, verifichi che non c'è più una maggioranza politica in Parlamento in grado di sostenere un governo. Il Presidente della Repubblica, dice l'articolo 88,2, non può esercitare la facoltà di scioglimento delle Camere negli ultimi 6 mesi del suo mandato, il cosiddetto semestre bianco, salvo che questi 6 mesi coincidano con gli ultimi 6 mesi, in tutto o in parte, con gli ultimi 6 mesi della legislatura. Questo ha lo scopo di evitare che il Capo dello Stato vada a sciogliere le Camere per scelta politica, naturalmente ferma resta la possibilità di scioglimento delle Camere quando le Camere vanno a scadenza naturale, ma è precluso al Capo dello Stato il potere di sciogliere le Camere per scelta, diciamo, è precluso il potere di scioglimento anticipato delle Camere negli ultimi 6 mesi, per evitare un uso politico di questo scioglimento, per evitare il tentativo magari del Capo dello Stato di ottenere un Parlamento magari più favorevole a una sua rielezione o per altre valutazioni di natura politica. Questo si lega, diciamo, questo tema, lo dicevamo poco fa, al ruolo che il Presidente della Repubblica esercita in rapporto al governo. In rapporto al governo il Capo dello Stato, un po' come avviene anche con il Parlamento, interviene, possiamo dire, nella fase nascente e nella fase morente dell'istituzione, cioè il governo, dice l'articolo 92, nel momento in cui viene formato, è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, e il Presidente della Repubblica è colui che nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri. Quindi la formazione del governo è compiuta dal Presidente della Repubblica, il quale è formalmente il soggetto che incarica e poi nomina il Presidente del Consiglio e poi i ministri su proposta del Presidente del Consiglio, quindi è colui che dà impulso alla nascita del governo e all'avvio delle sue attività. E poi anche formalmente, nel momento in cui
assumono le loro funzioni, il Presidente del Consiglio e i ministri, subito prima di assumere le loro funzioni, prestano, e proprio con il giuramento assumono le loro funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, che quindi è colui che nomina il governo e colui che riceve il giuramento del governo previsto dalla Costituzione e dalla legge. Durante la vita del governo, il capo dello Stato, abbiamo visto, autorizza la presentazione di disegni di legge governativi in Parlamento e, così come avviene per la promulgazione delle leggi, emana i decreti del governo, i decreti legge, i decreti legislativi delegati e i regolamenti governativi, che assumono appunto la forma di DPR, decreto del Presidente della Repubblica. Quindi svolge un ruolo, in questo caso molto simile a quello che svolge anche con analoghe prerogative, diciamo meno formalizzate, ma molto simili nella loro sostanza, rispetto a quelle che abbiamo visto in sede di promulgazione delle leggi. Il Capo dello Stato ha anche il potere di suggerire al governo modifiche dei decreti o dei regolamenti qualora abbiano presentino vizi evidenti di incostituzionalità formale o sostanziale. Questo lo si ritiene in base a un'interpretazione analogica dell'articolo 74, quindi come lo fa rispetto alle leggi del Parlamento, allo stesso modo lo può fare e lo deve fare anche con riferimento ai decreti e ai regolamenti del governo, naturalmente con gli stessi limiti legati ad un controllo puramente giuridico, istituzionale, non politico, sul contenuto di questi atti normativi. Poi svolge tutta una serie anche di funzioni di nomina amministrativa, nomina gli alti funzionari dello Stato laddove questo sia indicato dalla legge, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa e quindi poi dichiara appunto lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Queste sono funzioni che svolge in interazione non solo con il Parlamento, ma anche con il governo, sia la ratifica dei trattati internazionali, il cui contenuto viene deciso, viene trattato dal governo in sede internazionale, sia l'accreditamento e l'eccezione dei ricevimento dei rappresentanti diplomatici, sia anche il comando delle forze armate, in stretto rapporto naturalmente con il ministro della difesa, quindi con il governo. Per quanto riguarda, poi può concedere la grazia e commutare le pene, anche qui c'è un'interazione anche con il ministro della giustizia, quindi comunque governo. Per quanto riguarda la formazione del governo, quindi il ruolo del Presidente della Repubblica rispetto alla nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri, come vedete le disposizioni costituzionali sono molto asciutte, non dicono come il Presidente debba muoversi per scegliere il Presidente del Consiglio dei ministri e che ruolo abbia nella scelta dei ministri. La prassi instauratasi fin dall'inizio della vita della Repubblica è stata quella delle consultazioni. Il Presidente della Repubblica, per scegliere il Presidente del Consiglio dei ministri, esegue delle consultazioni, cioè avvia una serie di incontri con figure particolarmente rappresentative rispetto a questa funzione, che sono i presidenti delle Camere, Presidente della Camera, Presidente del Senato, gli ex Presidenti della Repubblica e soprattutto le delegazioni dei partiti, dai segretari dei partiti, oggi dei movimenti presenti in Parlamento, e dai presidenti dei gruppi parlamentari. Cioè il Capo dello Stato ascolta le forze politiche, oltre che i presidenti delle due Camere e gli ex presidenti della Repubblica, che possono dargli un punto di vista di sintesi i primi e di esperienza i secondi, ma in particolare il cuore delle consultazioni sono gli incontri con le delegazioni dei partiti. Perché quello che il Capo dello Stato deve fare ai fini della nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri è quello di nominare che sia in grado di ottenere la fiducia delle Camere, perché il governo, nel momento in cui si insedia, dice l'articolo 94, primo comma, deve avere la fiducia delle Camere. E quindi deve ottenere poi mediante voto esplicito di fiducia
entro 10 giorni dalla formazione, presentandosi alla Camera e ottenendo il voto di fiducia. Quindi il Capo dello Stato, nel momento in cui nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, deve nominare una figura che sia in grado di ottenere la fiducia del Parlamento, cioè non deve nominare la figura che preferisce il Presidente della Repubblica, ma la figura che preferisce il Parlamento, da qui l'importanza appunto delle azioni, delle espressioni, delle posizioni espresse dalle delegazioni dei partiti e anche dal punto di vista dei presidenti delle Camere. Un'altra differenza fondamentale che c'è tra il sistema parlamentare e il sistema presidenziale sta proprio in questa modalità di nomina del governo. Nelle repubbliche presidenziali il governo è espressione del Presidente della Repubblica, questo avviene sia nelle repubbliche presidenziali come gli Stati Uniti, in cui il Presidente della Repubblica è contemporaneamente anche il Presidente, è il Capo dello Stato e il Capo del Governo al tempo stesso, ma anche casi diversi, in qualche modo intermedi, come quello della Francia, una repubblica semi-presidenziale in cui i due ruoli sono formalmente distinti, quello del Presidente della Repubblica e quello del Presidente del Consiglio, ma in cui il governo, il Presidente del Consiglio, è nominato dal Presidente della Repubblica secondo un proprio indirizzo politico che deve poi dialogare con il Parlamento, ma è un governo, diciamo, del Presidente, anche se non presieduto dal Presidente. Da noi no, da noi il Capo dello Stato deve limitarsi a registrare la volontà parlamentare e a nominare il Presidente del Consiglio, che viene espresso dalle forze politiche, dalla maggioranza delle forze politiche, ascoltate durante le consultazioni. Da questo punto di vista, in qualche modo il sistema elettorale, le leggi elettorali recenti hanno inciso sui poteri del Capo dello Stato e anche sui poteri, direi forse più ancora, del Parlamento in questo caso, perché la prassi instaurata si è avallata poi dalle leggi elettorali negli ultimi decenni, quella di indicare preventivamente quale sarà, preventivamente alle elezioni, quale sarà il candidato Presidente del Consiglio, qual è la figura che poi le varie forze politiche si impegnano a sostenere in caso di elezione. In qualche modo il Presidente della Repubblica e il Parlamento, nel senso che poi chiaramente se una coalizione, se delle forze politiche hanno manifestato un consenso preventivo per una figura, vengono elette e assumono la maggioranza, è abbastanza naturale che poi la prima indicazione che il Capo dello Stato avrà per la nomina sarà la figura indicata preventivamente agli elettori dalle forze politiche al momento delle elezioni, al momento della campagna elettorale. Il che però è un'indicazione certamente rilevante, ma non è un'indicazione decisiva, perché potrebbe anche accadere che il Parlamento cambi orientamento dopo le elezioni e il Capo dello Stato in questo caso deve prenderne atto. Sarà poi il Parlamento, le forze politiche, a spiegare ai loro elettori perché avevano indicato Tizio in campagna elettorale e scelto Caio in sede di consultazioni, ma a fronte di un'ipotesi di questo genere il Capo dello Stato dovrebbe necessariamente attenersi alle indicazioni emerse dalle consultazioni, perché poi saranno quelle forze politiche a dover dare la fiducia al Parlamento e quindi il Capo dello Stato non potrà contrapporre alle forze politiche, se non sottolineare un'eventuale incoerenza, ma non contrapporre alle forze politiche un nominativo ad un altro. Allo stesso modo potrebbe anche accadere, e qui veniamo a un altro elemento, il ruolo del Capo dello Stato nella formazione del governo, potrebbe anche accadere che la figura che era stata indicata agli elettori dalle forze politiche poi durante la campagna elettorale o dopo la campagna elettorale o prima comunque della nomina incorra in motivi giuridici che ne determinano l'impossibilità di nomina, perché per esempio soggetto a un processo penale o condannato o perché in posizione di incompatibilità, cioè qualora ci siano degli elementi oggettivi che il Capo dello Stato è chiamato a valutare. Il Capo dello Stato non può scegliere naturalmente dal punto di vista politico il Presidente del Consiglio dei Ministri, deve attenersi all'indicazione delle forze politiche, ma può deve opporsi alla nomina di presidenti del Consiglio e anche di ministri
che non presentino i requisiti previsti dalla Costituzione e dalla legge per poter assumere la carica. Quindi c'è un controllo di legittimità da questo punto di vista del capo dello Stato, che opera e opera anche nei confronti dell'eventuale soggetto indicato dalle forze politiche in campagna elettorale. Per quanto riguarda invece la nomina dei ministri, beh, vale un po' lo stesso discorso. Il capo dello Stato qui ha maggior ragione, perché la proposta dei ministri è del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il capo dello Stato non ha il potere di indicare dei ministri o di opporsi alla nomina di un ministro, se non appunto per le ragioni che dicevamo prima, per ragioni oggettive di incompatibilità con la carica. Ci avviciniamo alla conclusione e vediamo anche il ruolo del capo dello Stato rispetto ad altre istituzioni di garanzia, quindi in particolare il Consiglio Superiore della Magistratura e la Corte Costituzionale. Il Presidente della Repubblica, proprio in virtù della sua natura di potere neutro, di organo garante della Costituzione, non di indirizzo politico, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, quindi l'organo che garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere. Il capo dello Stato ne rappresenta in qualche modo la garanzia formale attraverso la sua presidenza, e nomina un terzo, quindi 5 su 15, dei giudici della Corte Costituzionale. Assicurare alla Corte una politica, perché sui 15 giudici che compongono la Corte Costituzionale solo 5 sono elette dal Parlamento in seduta comune, peraltro con una maggioranza qualificata, e per un terzo dal Presidente della Repubblica e un terzo dalla magistratura, quindi 10 su 15 giudici della Corte sono eletti o nominati da figure di garanzia, il capo dello Stato e la magistratura. Concludiamo con una breve panoramica, in particolare alcune cose le abbiamo già viste prima, sulla responsabilità e sui doveri del capo dello Stato. Beh, l'articolo 91 dice che il Presidente della Repubblica, come abbiamo visto anche per il governo, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. Il Presidente, così come il Governo, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione, cioè di rispetto dei doveri fondamentali che incombono su tutti i cittadini, e in particolare su quelli che ricoprono cariche pubbliche, che, a cui sono, come dice l'articolo 54, a cui sono affidate funzioni pubbliche, in particolare quelli che rivestono le più alte cariche, quindi rispetto ai quali la fiducia deve essere massima. Abbiamo già visto che cosa succede nel caso di alto tradimento, di attentato alla Costituzione, quindi la messa in stato d'accusa del capo dello Stato, ripeto, caso non ancora fortunatamente mai verificatosi in Italia. Resta da vedere il significato dell'articolo 89, che dice che, e si lega strettamente al primo comma dell'articolo 90, dice che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Normalmente gli atti del Presidente della Repubblica, tranne pochi atti, quelli personalissimi, sono controfirmati dal governo, dai ministri normalmente, e nel caso di atti che hanno valore legislativo e negli altri atti indicati dalla legge, anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi in calce agli atti normativi, in particolare agli atti di natura legislativa, noi troviamo sempre la firma del Capo dello Stato, del Presidente della Repubblica, insieme a quella del Presidente del Consiglio e a quella del Ministro o dei Ministri proponenti. La controfirma ministeriale, diciamo in generale la controfirma governativa, ha la funzione, come vedete, di far assumere al ministro o al governo nel suo complesso, qualora firmi anche il Presidente del Consiglio, la responsabilità dell'atto. Responsabilità giuridica e responsabilità politica, perché questi atti
sono atti che il più delle volte, qui il discorso poi sarebbe complesso, non abbiamo il tempo di farlo in questa sede, perché ci sono atti di natura molto diversa del Capo dello Stato, alcuni dei quali sono atti di iniziativa del governo, altri sono atti di iniziativa del Presidente della Repubblica, quindi la controfirma assume un ruolo diverso nei vari casi. Diciamo che in generale il ruolo della controfirma è quello di un'assunzione, come vedete, di responsabilità in capo al governo e non in capo al Presidente della Repubblica del contenuto degli atti. Questo perché il Presidente della Repubblica, dice l'articolo 90, non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, non è responsabile politicamente, nel senso che non può essere costretto alle dimissioni compiuto, e non è responsabile giuridicamente, nel senso che non può essere sottoposto a giudizio davanti a un tribunale per gli atti compiuti nell'esercizio appunto delle sue funzioni, tranne i due casi che abbiamo visto di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, laddove c'è un procedimento ad hoc avviato dal Parlamento in seduta comune e poi concluso davanti alla Corte Costituzionale nel giudizio d'accusa in composizione, come vi dicevo prima, integrata da parte dei cittadini e quindi con una maggioranza su 31 della Corte Costituzionale, appunto in questa composizione speciale, che ha appunto una maggioranza popolare, non una maggioranza tecnica. Io mi fermerei qui, abbiamo visto molte cose, vi ringrazio per, ripeto, mi fa molto piacere, spero che riusciate, nonostante la situazione, così a beneficiare di questi incontri a distanza e nella speranza di poterci rincontrare presto anche in presenza, vi saluto con molto piacere. Bene, grazie mille professore per la lezione. Io, come di consueto, ricordo anche i prossimi appuntamenti per noi di Radio Blu e Tu. Avremo il prossimo, il 31 maggio, di lunedì. Proseguiremo con la rassegna Vie, Reti e Tecnologie. Avremo quindi l'ingegnere Lino Tosini che parlerà sulla seconda parte relativamente il tema Fiumi, poi Adige, evoluzione storica, sicurezza idraulica e utilizzo delle acque in Polesine. Successivamente, invece, il giovedì 3 giugno, continueremo con il sesto appuntamento del ciclo di lezioni sull'antropologia culturale di Sara Morelli e il concetto che verrà esposto e approfondito sarà quello relativamente all'arte. Grazie a tutti per averci seguito, alla prossima!